Radio Radicale, siamo col senatore Andrea De Priamo di Fratelli Italia per commentare la polemica di questi giorni di questo appello per Luciano Canfora che aveva fatto nel 2000, lo scorso anno delle dichiarazioni altamente offensive nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendola nazista nell'anima. Allora c'è stato un appello per Canfora. Io volevo chiederle come ha trovato questa vicenda. In base al quale si è invocata la libertà di pensiero per questa cosa. Ma io credo che la libertà di pensiero, ma questi sono anche i principi della nostra Costituzione, incontra dei limiti che sono quelli del rispetto dell'altrui dignità e dell'altrui persona. Quando si va a definire nazista nell'animo un interlocutore, in questo caso mi viene da dire un avversario politico, visto che il professor Kampf si dichiara esplicitamente addirittura stalinista, poi dovremmo anche analizzare questa dichiarazione. Comunque, quando la si definisce neonazista nell'anima, si sta, come dire, pesantemente insultando una persona, considerando quello che il nazismo è stato capace di fare in Europa e anche in Italia. E quindi io credo sia non solo legittimo, ma anche doveroso dare un segnale, perché il linguaggio violento è una premessa per una, diciamo, società più violenta. L'abbiamo visto questa lezione, la dovremmo aver tutti imparata, forse il professor Canfora prima di tutti, dagli anni 70, dove proprio c'erano appelli di ogni tipo, e poi c'è stato un imbarbarimento della società e quella che sono stati gli anni di piombo. Ricordiamo anche che qualche giorno fa qui in Senato uno studente ha fatto un saluto che era quello dell'autonomia operaia e che simulava la P38, cioè una pistola con la quale sempre in quegli anni si sparava realmente. Quindi cerchiamo di contenere il dibattito e la libertà di espressione, sacrosanta ovviamente, nei limiti del rispetto altrui, semplicemente di questo si tratta. L'ultima domanda, si è chiesto come mai dalle università, dalle scuole arrivano tanti segnali negativi in questo periodo? È un po' questo, cioè io sono sempre preoccupato dai cattivi maestri. Luciano Canfora è uno storico molto accreditato, ma in questi giorni si è anche definito stalinista. Definirsi stalinista, forse per certi aspetti, è un po' come definirsi nazista, cioè significa non fare un esame di coscienza sui crimini che tanto il nazismo quanto lo stalinismo, forma diciamo ancora più degenerata del comunismo, ha determinato. Quindi già questo tipo di estremizzazione del linguaggio politico non aiuta. Quando poi si insultano gli altri, come dire, la frittata è fatta. Quindi cerchiamo di dare un segnale tutti per evitare questi atteggiamenti e le conseguenze che possono avere. Grazie al senatore Andrea De Priamo. Grazie a voi.